Secondo appuntamento stagionale con un caffè fuori campo, direttamente da Matera di Cuneo, come sempre. Iniziamo come di consueto parlando di calcio, parlando di seconda divisione e di Cuneo, e lo facciamo con Fabio Artico, al termine, proprio il giorno dopo, praticamente la fine del mercato estivo. Con lui parleremo ovviamente sia di mercato che poi dell'inizio della stagione biancorossa. Innanzitutto benvenuto. Mercato, ultimi due colpi proprio l'ultimo giorno. Innanzitutto facciamo un piccolo identikit di questi giocatori, che immagino comunque siano importanti, che hanno un pedigree importante da Serie B addirittura, quindi sicuramente due colpi finali ad effetto per mister Andrea Sottili. Che tipo di giocatori sono, che trattative sono state, si sono sviluppate soprattutto negli ultimi giorni di mercato, o se sono state trattative un po' più a lungo termine? Dunque, la trattativa con Corsetti è stata proprio il classico colpo di fine mercato, perché ci è stato proposto giovedì sera e venerdì abbiamo chiuso la trattativa, quindi una cosa molto, molto veloce. Grazie anche al Parma che ci ha contattati. Mentre invece la trattativa di D'Alessandro andava avanti da quasi un paio di settimane. E il ragazzo era a Reggio Calabria e arrivava da due stagioni e aveva collezionato quasi 50 presenze in Serie B. E quest'anno si ritrovava fuori un pochettino dai piani tecnici della squadra e quindi c'era la possibilità di farlo in uscita. Io, avendo buoni rapporti con la regina, ho cercato di instaurare un rapporto di collaborazione, quindi insomma, ho aspettato che il ragazzo si convincesse, perché comunque il salto non era facile. Lui aveva ancora un altro anno a Reggio Calabria e, trovando l'accordo, poi dopo alla fine abbiamo aspettato fino alla fine, ma abbiamo raggiunto l'intesa. Ecco, parliamo un attimo a livello invece tecnico e tattico di questi due ragazzi. Si presentano come, in che ruolo si presentano, e sono dei giocatori funzionali chiaramente al modulo del mister Andrea Sottil. Ecco, prima ancora di farti spiegare un attimino dal punto di vista tecnico chi sono, volevo chiederti: sarebbero arrivati lo stesso se la regola fosse stata confermata o meno? Cioè, avete atteso la regola detta? Sì, chiaro. Sarebbero arrivati lo stesso o avete anche aspettato questa fenomenale diatriba che è stata durante l'anno? Sì, diciamo che operare quest'anno è stato veramente difficile. Difficile perché non c'erano regole fino a 3 giorni dalla chiusura del mercato. Quindi noi come società abbiamo operato per 2 mesi pensando a una regola, che poi ovviamente, essendo in Italia, è stata cambiata 3 giorni dall'inizio del campionato. Quindi sicuramente l'innesto di questi due ragazzi è stato pensato per ruolo e per specificità dei ruoli, soprattutto in attacco. Però devo dire la verità che il fatto che si sia cambiato a 3-4 giorni, cioè giovedì scorso, sia cambiata la regola e abbia consentito di alzare di in pratica 10 anni la media, più o meno, ci ha dato la possibilità di poter prendere ragazzi che avevano qualche anno in più. Perché fino al giovedì, insomma, prima dell'incontro tra Lega e AIC, non c'era fattibilità delle cose, era una regola veramente restrittiva, quindi non si poteva lavorare più di tanto. Ma no, era difficile perché comunque qui si è partiti con dei ragazzi sotto contratto di una certa età, e quindi questo vincolava molto tutte le entrate, perché la società aveva deciso di rispettare la regola dei giovani, e quindi bisognava fare una squadra in media. In media voleva dire avere una squadra dell'89 in media, cioè avere 24 anni, considerando che avevamo Martini che è un 79, quindi che ne ha qualcheduno in più, ne ha 34. Torri è un 81, è un 82, avevamo fatto Cristini subito che è un 85, noi eravamo già fuori di 21 anni dalla media.
è un anno secondo me troppo importante questo per rischiare. Abbiamo cercato di mettere un pezzo per volta, giocatori d'esperienza, poi ovviamente cambiando le regole sono riusciti a innestare altri due che daranno sicuramente il loro apporto. D'Alessandro è un terzino destro, quindi darà un po' più di esperienza al pacchetto difensivo, darà l'opportunità al mister di optare per un difensore esterno giovane o vecchio e un centrale giovane o vecchio, perché in mezzo abbiamo anche Andrea Cristini che è giovane, mentre a destra abbiamo in questo momento Gonzi, ma ci sono Quacquarelli, Quitadamo e Carfor. Davanti Corsetti dà un'alternativa tattica al mister, perché Corsetti è, diciamo, ha un ruolo più da esterno d'attacco, seconda punta, ma negli ultimi 3 anni a Sorrento aveva giocato più da esterno, anche se può giocare anche seconda punta. Diciamo che dà un'opportunità più al mister per avere un ventaglio di proposte davanti diverso, perché si può giocare con 2 trequartisti come abbiamo fatto fino adesso, con un trequartista e 2 punte o con 3 punte, quindi una punta centrale e 2 esterni. Così, giusto per dare un'alternativa al mister e mettere un po' in difficoltà, dai. Tanto lo fa lui la formazione, quindi. Sicuramente un mercato importante, poi vabbè, sulla regola dell'età media non ci soffermiamo, anche perché adesso, se prima ci voleva la calcolatrice, adesso con le percentuali, detrazioni eccetera eccetera, ce ne vogliono 10 di calcolatrici. Però comunque un mercato in entrata importante. Due domande sempre sul mercato: se ci sono stati obiettivi che sono sfumati, comunque magari giocatori sui quali avevate messo gli occhi, poi se si possono fare dei nomi, se in uscita ci sono state tante richieste. A me viene in mente Torri, che all'ultimo è stato anche sondato da Lecce, poi una trattativa comunque che non si poteva fare perché comunque c'era troppo poco tempo. Oltre a Torri, se c'è stato qualche altro giocatore che è stato messo nel mirino e che voi comunque avete voluto tenere. Ma dunque, in entrata c'è stato qualche giocatore che è sfumato, ma è soprattutto all'inizio. Ora nomi non mi sembra giusto farli, però c'era qualche giocatore che non ha accettato perché erano di categorie superiori e che quindi aspettavano ovviamente una chiamata dalle categorie superiori, non capendo che quest'anno la C1 sarebbe stata chiusa solo a 4-5 squadre, il resto fanno tutti squadre molto giovani, infatti i risultati sono abbastanza roboanti, insomma 3 gol di qua, 5 gol di qua. Quindi qualcuno c'è scappato, ma fondamentalmente sono contentissimo di quello che è stato in entrata. In uscita, beh, c'è stato subito all'inizio con Cristini, con Marco. Marco lo sa, insomma, c'era stata qualche offerta per Marco, però lui aveva decisamente deciso di il Cuneo, e quindi è stato un atto veramente anche di fedeltà nei confronti di questa maglia, di questa città. E poi c'è stato, vabbè, Torri, che è stato mi sono anche un po' arrabbiato perché è stato un po' un pastrocchio del Lecce in realtà, perché, e mi dispiace per Omar perché credo che fosse una possibilità importante per lui, però in realtà non è uscito mai veramente niente di concreto. Noi pensiamo che Torri sia un giocatore veramente importante e ce lo teniamo ben stretto. Ecco, io te ne abbiamo già parlato una volta al telefono, e in questi ultimi giorni in mercato, quando è arrivato Mucciante, si era parlato di che fine ha fatto Pippo Scaglia, nel senso che è un giocatore fuori rosa, tra virgolette, si può dire fuori rosa al Toro. Un giocatore che prima dell'arrivo di Mucciante avrebbe fatto comodo comunque. Ecco, adesso, cioè, voglio sapere un po' tutti che fine ha fatto questo giocatore, quali ci sono state delle problematiche per cui lui non si è fermato qua a Cuneo. Lui è del 92, se non sbaglio, quindi comunque era anche un giovane, e c'è qualche, magari una decisione del Toro, una sua decisione, che l'ha fermato alle porte di Cuneo e non ha lasciato entrare? Ma premesso che sono 2 giocatori diversi, però su Scaglia in realtà non c'è mai stata nessuna trattativa,
perché da quello che si era capito dal giocatore o dal procuratore, lui mirava ad avere un posto in categorie superiori, non solo in una categoria, anche in due categorie superiori. E quindi questo, noi ha preso questo perché noi comunque avevamo contatti diretti con il Torino, non avevamo problemi, anzi. È vero anche che dopo che abbiamo fatto Mucciante, quindi noi ci siamo buttati assolutamente su Mucciante perché sapevamo che intanto era molto gradito al mister, ma gradito anche a me perché ci ho giocato insieme quando 12-13 anni fa, però esatto, però la fattibilità dell'operazione Scaglia non c'era in quel momento. Il mister aveva esigenza di chiudere la difesa perché comunque anche Mucciante è arrivato tardi, e solo poi negli ultimi giorni, cioè nell'ultima settimana, Scaglia si è trovato libero, ma noi avevamo già il pacchetto difensivo, era già chiuso, quindi non riuscivamo a prendere. Era purtroppo, considerando che secondo me reputo Scaglia un ottimo giocatore, anzi ci fosse stata la possibilità l'avremmo riportato indietro sicuramente. Rimanendo nel capitolo giocatori ipotetici possibili, capitolo Gorzegno, perché se ne è parlato abbastanza di Marco Gorzegno, che ci siano stati contatti da una parte o dall'altra, confermi, smentisci, se comunque vi siete sentiti anche solo per una telefonata così o proprio impossibile Gorzegno, non ci sono state possibilità che arrivasse alcuno che scendesse di categoria? No, giuro che su Gorzegno l'ho letto, tra l'altro. Lo reputo un giocatore, ottimo giocatore, ci ho giocato anche contro, reputo assolutamente un ottimo giocatore, ma non c'è mai stata la fattibilità d'operazione, mai. Cioè io non l'ho mai sentito e io non so neanche di eventuali contatti con nessuno, anche perché sennò non sarei venuto a conoscenza. E lo reputo un giocatore, non si discute neanche. Ecco, ma adesso lui è fermo. Perché comunque è svincolato e fermo. Se si presentasse l'occasione, si potrebbe pensare a un ritorno in patria. Lui ha un'intervista che ci ha concesso in esclusiva a noi, ha detto: è difficile fare profeta in patria, però con un progetto serio sarei anche disposto a scendere di categoria. Ci potrebbe essere un eventuale interessamento se ci fosse la volontà di ambedue le parti, oppure su quel reparto, quel ruolo siete coperti di terzino esterno, io sì, non, cioè, comunque ne sapete meglio sicuramente voi di più di me. No, in questo momento qua il mercato di Cuneo è chiuso. Noi a sinistra abbiamo Donida, che secondo me è uno dei più forti della categoria, quindi è giovane, e quindi in questo momento siamo chiusi. Poi per il futuro chissà, cioè le porte sono aperte a tutti, cioè a tutti. Sono aperte. Gorzegno è un giocatore sicuramente importante, quindi va trattato in maniera giusta, insomma. Però in questo momento noi onestamente abbiamo un terzino sinistro che reputo uno dei più bravi della categoria. Assolutamente. E quindi insomma. Ecco, passiamo dal mercato proprio all'aspetto invece più tecnico, perché Cuneo ha iniziato la sua stagione sia in Coppa che in campionato. Ha passato il primo turno di Coppa bene, con comunque 4 punti, una vittoria e un pareggio. In campionato una bellissima vittoria a Sassari contro la Torres. Per quello che ho avuto modo di vedere in queste partite, che cosa ti è piaciuto della squadra? A me personalmente mi sono piaciuti molto i tre davanti, che hanno giocato veramente tutti a grandi livelli. Poi ovviamente sono nomi che non hanno neanche bisogno di presentazione, perché Fanucchi, Torri, Martini. Bisogna anche dire che il mister comunque, anche con questi ultimi due arrivi, avrà modo di poter scegliere in un mazzo di giocatori, di opzioni veramente importanti. Però sicuramente Martini, che si sia sbloccato subito, è importante, visti i problemi che ha avuto l'anno scorso. Torri, che ha fatto 3 spezzoni, ha fatto 2 gol, poi vabbè, si è preso un'espulsione con Alessandria, che ci può stare. Però comunque sicuramente sono viste delle buone cose anche a livello del gioco e anche la tenuta difensiva, Mucciante... essendo, anche se è stato uno degli ultimi arrivati, ha giocato bene, indipendentemente poi dal gol che ha fatto a Sassari. Premesso che il gol di Sassari di Mucciante era un cross, non un tiro, e io ho detto che se esultava gli facevo 1.000 euro di multa.
Detto questo, ma a me è piaciuto, al di là dell'aspetto tecnico, che credo che la squadra abbia dei valori tecnici molto alti, però a me è piaciuta molto l'applicazione di tutta la squadra, cioè la voglia, la determinazione e il mettere in campo le idee e il lavoro del mister. Io credo che ho apprezzato anche adesso che siamo stati 3 giorni insieme, a parte che io li seguo quotidianamente da ritiro, e ho visto questo gruppo crescere tutti i giorni, sin dall'inizio, con grande motivazione, grande applicazione e grande umiltà. Quindi credo che sarà un gruppo che crescerà sempre, perché ha potenzialità importanti. Sul fatto che abbiano fatto gol Martini e Torri, io sono doppiamente felice, perché intanto per un attaccante è sempre importante fare gol. Sapevo che arrivavano da un anno molto difficile, anche contestati in qualche modo, e quindi questo non fa altro che dare una mano un po' a tutti, no? A loro, per buttare e mettere da parte un pochettino le delusioni dell'anno scorso, e anche alla gente per capire che, insomma, si è voltato pagina e si vuole riscrivere una pagina importante del Cuneo Calcio. Beh, abbiamo parlato dei vecchietti, tra virgolette, adesso capitolo relativo ai giovani, che tutti si stanno complimentando e stanno spendendo parole buone per gli arrivi del Cuneo. Tempesti davanti, Maimone a centrocampo, che tu stesso mi hai detto che è un ottimo giocatore. Ieri ero presente alla tua hotel, sperando che arrivassi, ma non sei arrivato, eri in nave, beato te. E ho parlato con un collega di Lazio News, che mi ha detto assolutamente del colpo Falasca. Mi ha detto: eccezionale il colpo Falasca, un giocatore assolutamente mostruoso, trattatecelo bene, che quando torna indietro va poi dritto in prima squadra. Bene, allora, Catanese mi ha impressionato molto nelle amichevoli, anche soprattutto nelle amichevoli estive. Ecco, facciamo un attimino un riepilogo sui giovani che sono arrivati, senza dimenticare Cristini e Quintadamo, che sono già qua e sono giovani, sono anche dal futuro. E Gonzi, sì, certo. Ma sono... Beh, io li ho potuti vedere durante l'anno scorso, io ho girato parecchio nei campi, un po' in tutti i campi. Quindi più o meno li conoscevo tutti questi ragazzi qua. Sono ragazzi che quando escono dalla primavera, quando si esce dalla primavera, è sempre un po' difficile capire velocemente com'è il mondo dei grandi, il calcio dei grandi. È un passo diverso, una richiesta diversa sugli allenamenti, la responsabilità della domenica. Però io effettivamente ho trovato dei ragazzi che sicuramente devono crescere tanto, ma che hanno una mentalità già da adulti. Sono grandi professionisti, sono ragazzi che si applicano tanto, stanno crescendo, hanno dei buoni esempi, perché hanno dei buoni esempi davanti. E se devo dirti la verità, sono contento veramente di tutti, perché stanno crescendo tutti. Tu adesso hai dimenticato, ovviamente, perché sono tanti giovani, perché ho dovuto riempire, di Gonzi e Cristini, che sono due ragazzi che sono cresciuti veramente tanto. Catanese aveva già fatto un'esperienza in C molto bene, ed è stata una bella conferma, perché credo molto in Catanese. Maimone cresce di giorno in giorno, Tempesti ha un ruolo molto difficile, perché l'attaccante è sempre un ruolo difficile. Lui ha dei compagni di reparto molto importanti, molto esperti, e sta crescendo anche lui molto, e avrà sicuramente spazio e farà sicuramente bene. Ci sono Quintadamo, che era venuto per riempire la rosa a luglio, e invece abbiamo visto che poteva stare in maniera sì, molto bene, molto bene. E abbiamo anche i due portieri, che devono crescere tanto, ma purtroppo Gagliardini si è fatto male subito, quindi adesso sta recuperando da un infortunio abbastanza importante, ma anche Anacora sta facendo molto bene di giorno in giorno, a parte l'infortunio di Coppa Italia, che per fortuna ha fatto in una partita che valeva, insomma,
Esatto, quello che voleva, ma sta crescendo tanto e sta dando veramente buone risposte anche lui. Ecco, noi ovviamente siamo un giornale della provincia di Cuneo, altra Cunese in C2 è il Bra. Poi ho avuto modo di vederla in Coppa, e ho avuto ovviamente modo di seguire poi quello che è stato il loro mercato, la costruzione della squadra, eccetera. Una squadra che giocherà soprattutto sull'aggressività, sulla corsa, sul ritmo, che poi sono le squadre di Daidola, e Daidola comunque riesce a dare sempre un marchio importante alle sue squadre. Tu pensi che possa essere una squadra all'altezza? Comunque contro di voi ha tenuto praticamente fino alla fine, poi Torri si è inventato questo gol, però diciamo che il Bra ha tenuto testa a voi e all'Alessandria, che è una squadra data fra le favorite, anche se a me non ha entusiasmato in queste prime battute, ma probabilmente verrà fuori perché giocatore di qualità li ha. Ma io credo che il Bra ovviamente è il primo anno che fanno i professionisti, quindi pagherà un pochettino, domenica l'ha fatto, pagherà un pochettino lo scotto della categoria, ma credo che darà filo da torcere da tutti, perché l'allenatore è un allenatore insomma di quelli che dà grinta e temperamento alla squadra, un motivatore. E ha una squadra di giovani, effettivamente, perché sono molto giovani, hanno un paio di giocatori, tra cui un caro amico che è Mauro Briano, in mezzo al campo, e sono sicuro che troveranno anche loro una forma, sicuramente faranno fatica perché il mondo dei professionisti è un po' diverso, e loro si stanno abituando a questo mondo nuovo, però hanno secondo me tutte le qualità per poter fare, per dire la loro. Poi dopo un campionato veramente difficile, loro forse sono arrivati in Cina nel momento più difficile, no, sbagliato no, però è nel momento più difficile, quest'anno si decide un pochettino dentro o fuori, quindi è un peccato in questo, però è una squadra giovane che corre, anche domenica per poco non vincono la partita, e infatti mi è dispiaciuto che siano stati raggiunti al 95esimo. Però credo che cresceranno anche loro e diranno la loro. Restando sempre al Bra, questa è una domanda che penso interessi più i tifosi del Bra che di per sé poi la società Cuneo. Proprio ieri è uscita questa piccola indiscrezione, che tanto piccola non è, sul fatto che il Bra possa andare a giocare a San Giusto, Canavese, per problemi di stadio, col Paschiero, eccetera, eccetera, gli affitti. Tu pensi che poi effettivamente, magari sono cose di cui non ti occupi, quindi ovviamente è una domanda così, secondo te c'è la possibilità che loro possano poi restare, trovare un accordo? Beh, penso anche il comune avrà comunque, penso, il suo peso, adesso io non so come sia la situazione, perché comunque penso che per i tifosi sia un problema, io ho già sentito anche alcuni dirigenti del Bra, appunto, il fatto che va bene risparmiare su magari l'affitto dello stadio, però ovviamente andare a San Giusto Canavese è uno sbattone non indifferente, quindi secondo te c'è la possibilità, perché le voci incredibilmente dicono che possono già andare a giocare a San Giusto già dalla prossima casalinga, sarebbe veramente un peccato anche per quelli che si sono abbonati, poi ovviamente questo non penso che competano a te, però magari tu hai avuto modo di sentire questa vicenda. Ma no, non ho competenze in me, non parlo di dico che dispiace, vabbè, intanto che non giochino in casa, perché credo che giocare in casa in un anno così sia il valore aggiunto, farsi seguire dai propri tifosi insomma in casa a Bra sarebbe importante, rimanere nel territorio qua vicino secondo me gioverebbe sicuramente al Bra. Ora non so se è stata fatta questa scelta, se è definitiva, l'ho sentita anch'io, sicuramente giocare così lontano da casa non so quanto ne valga la pena, però poi loro fanno i loro conti e io non voglio entrare in merito o giudicare, dico che dispiace un pochettino, no? Allontanarsi dal territorio, anche perché non è proprio ma a noi andrebbe meglio che giochiamo due partite in casa, però sarebbe anche lontano perché poi non è proprio lì vicino, quindi allontanerebbe ancora di più la squadra dai propri tifosi, mi dispiacerebbe. Ultimissima cosa, poi ti lasciamo andare. Domenica, prima casalinga, che partita vi aspettate? Ovviamente sono tutte dure quest'anno, però diciamo che le impressioni di questa prima piccolissima fetta d'annata sono buone, quindi secondo te che squadra ti aspetti di fronte a Sant'Arcangelo, no? Sant'Arcangelo, partita dura, punti forti di questa squadra quali sono? Giocatori in particolare che magari temete di più? Ma partita dura, perché tanto
i valori della prima, anche della seconda giornata, non sono ancora ben definiti. Quindi loro hanno perso in casa col Forlì, hanno perso il derby, ma hanno disputato una buona partita. Io ho già visto qualche immagine. Noi fondamentalmente lavoreremo sulla nostra squadra. Loro hanno qualche buona individualità davanti soprattutto, però noi dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo, che sta facendo il mister. Ci saranno i nuovi innesti, il gruppo si ricompatterà. Vogliamo fare questo. Quella di domenica è stato un buon inizio, però non possiamo assolutamente appoggiarci su questa vittoria. Insomma, le partite sono veramente difficili, dure, determinanti tutti, quindi domenica sono sicuro che rifaremo una buona prestazione. Disponibili ci sono? A oggi dovrebbe rientrare Catanese nel gruppo, disponibili in questo momento no. Gagliardini, il secondo portiere. Poi il resto qualche acciacco, ma roba tutta abbastanza normale. Allora, noi ringraziamo ovviamente Fabio per la disponibilità. Diamo ovviamente l'appuntamento a domenica al Stadio Paschiero contro il Sant'Arcangelo, prima casalinga, quindi mi raccomando, noi come diciamo tutte le puntate affollate il Paschiero, perché ovviamente questa sarà una stagione molto lunga e faticosa, quindi il Cuneo ha bisogno di tutto il supporto possibile. Grazie.